Carissimi, buona e santa domenica a tutti voi. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Esse riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dalle parole di Papa Francesco. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C'è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate in questa settimana alla differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore. C'è differenza fra portafoglio e cuore. Ci sono malattie cardiache che fanno abbassare il cuore al portafoglio. E questo non va bene. Amare Dio con tutto il cuore significa fidarsi di Lui, della Sua provvidenza e servirlo nei fratelli più poveri senza attenderci nulla in cambio. Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a privarci di qualcosa di indispensabile, non solo del superfluo. Siamo chiamati a dare il tempo necessario, non solo quello che ci avanza. Siamo chiamati a dare subito e senza riserve qualche nostro talento, non dopo averlo utilizzato per i nostri scopi personali o di gruppo. Carissimi, la pagina del Vangelo allora ci insegna ad essere, ecco, generosi, essere disponibili, e impariamo anche dalla povera vedova che nonostante ecco, non aveva nulla, ma si è totalmente fidata e affidata a Dio, alla sua provvidenza. Quindi il gesto della povera vedova è un gesto molto forte, molto significativo, che può aiutare noi a metterci seriamente in discussione sul nostro modo di essere, di vivere, sul nostro stile di vita cristiana. Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, vi benedica e vi custodisca tutti nel suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.